Cari amici di Player Inside, in tanti ci avete chiesto i Raiden e Vidro, ma dove li comprate i giochi? Ma dove cazzo li compriamo i giochi? Dove li compriamo? Effettivamente abbiamo i nostri metodi per acquistare risparmiando. Quindi abbiamo voluto dedicare un video per rispondere appositamente a questa domanda, perché a rispondere in seno ad un fact time avremmo perso troppo tempo. Quando vogliamo garantirci il day one, cioè quando quel gioco lo aspettiamo come non lo so, ma come la venuta della Madonna. Secondo noi l'unico metodo veramente sicuro è quello di prenotarlo al GameStop, perché per quanto non si risparmi assolutamente, però ovviamente tutti gli altri metodi per risparmiare, che sono principalmente l'acquisto online, non assicurano l'arrivo del gioco al day one. Sia ben chiaro, lei ha detto al GameStop. GameStop, così come un altro negozio, certo, ci sono anche gli Open Games. Anzi, se potete risparmiare quindi in questi negozi fisici, sotto questo punto di vista, cioè se un gioco lo vogliamo al day one, facciamo come tutti gli esseri umani: prenotazione al negozio, in modo tale da assicurarci il gioco al day one. Perché abbiamo detto GameStop? Perché sostanzialmente GameStop spesso è avvantaggiato dal punto di vista di alcune collector's edition, spesso ne ha esclusive, spesso quindi noi vogliamo quella collector's edition esclusiva, anche se questa cosa è sempre di meno, perché abbiamo visto che poi quelle che sono esclusive GameStop non si rivelano essere tali, si trovano anche poi su eBay, dopo ne parleremo. Quindi negozio di fiducia o GameStop, che non cozza col discorso di negozio di fiducia, al day one, se lo volete al day one. Almeno nel nostro caso è così, perché vivendo in Sicilia farcelo spedire e aspettare che arrivi al day one è una cosa decisamente improbabile, difficile. Invece se non avete fretta, l'acquisto online secondo noi è la migliore scelta, ci sono diverse opzioni. Anzitutto in merito alla consegna al day one, ci sono due negozi online italiani che ci provano, no, a farlo arrivare al day one il gioco, ovvero multiplayer.com e amazon.it. Amazon spesso però non arriva a farcelo per venire al day one il gioco, però si risparmia. Multiplayer.com accetta il pagamento alla consegna, sì, quindi il contrassegno, che è una cosa buona certe volte, perché magari uno non si trova i soldi nella PostePay giusto in quel momento, anziché andarla a caricare dice vabbè, oh, pago quei 3 euro in più di contrassegno, però mi arriva a casa, e poi quando arriva si pensa. Certe volte ci riesce Multiplayer.com a farlo arrivare al day one, però non è una cosa sicura, è una cosa probabile ma non sicura. Magari se vivete in Italia è più facile, per noi che viviamo nelle isole, in Africa, nel senso, nel continente. Esatto. È più difficile, perché almeno un giorno in più passa per le isole, quindi è così. Quindi multiplayer.com però non ha i prezzi vantaggiosi che può avere amazon.it. Attenzione, non ha dei prezzi svantaggiosi. Certe volte multiplayer.com fa il ultimo pezzo a metà prezzo, fa anche sconti particolari, però amazon.it in generale, in maniera più costante durante tutto l'anno, ha dei prezzi tendenzialmente più vantaggiosi, spesso molto più vantaggiosi, quindi lo teniamo spesso d'occhio amazon.it. Il consiglio è sempre quello di controllarli entrambi periodicamente, perché le offerte sono così, a volte spuntano come funghi, quindi è meglio controllare sia amazon.it che multiplayer.com. Ovviamente ci sono altri negozi online italiani che però non stiamo qui a consigliarvi, perché abbiamo acquistato da questi soltanto sporadicamente. Invece questi due sono quelli da cui attingiamo più frequentemente. Dove le offerte invece sono proposte in una maniera certamente più regolare sono i negozi UK. I negozi del Regno Unito. Questi negozi, ovviamente online, hanno dei prezzi vantaggiosissimi molto spesso, non sempre, ma molto spesso, e consegnano però con tempi straordinariamente dilatati, perché propongono una spedizione a bassissimo costo, però in compenso il gioco arriva dopo 15 giorni, certe volte, sempre per noi, a meno che stiamo in Sicilia, poi voi che state nel resto dell'Italia, può darsi che vi arrivino prima, non lo so, però io ho sentito parlare anche di mesi certe volte per una consegna di gioco così standard edition. Un esempio di negozio UK è Zavvi.com, che fa spesso le offerte del lunedì. Mega Monday, che adesso si chiama Mega Lunedì, cioè è stato tradotto, adesso è tradotto, come è cambiato il mondo. Comunque, il Mega Monday propone sconti anche fino all'80%. Ovviamente non sempre troverete ciò che state cercando, perché si tratta spesso di giochi messi a sconto
che o fanno cagare oppure sono diciamo titoli non nuovissimi, ecco, e magari potreste aver già acquistato. Ovviamente comprando da un negozio inglese subentra il discorso della lingua del gioco, quindi prima di acquistare, se ci tenete che il gioco sia in italiano, informatevi. A tal proposito noi ci sentiamo di consigliarvi due siti in particolare, cioè gamepal.it e quintadimensione.it. Sempre per quanto riguarda i siti esteri, ovviamente ci ricolleghiamo ad Amazon e dobbiamo nominare che Amazon.com, che viene dall'America, America, sì, è Amazon.co.uk per gli acquisti dall'Inghilterra. Esattamente. In questi due casi però badate bene, i tempi di consegna sono veramente molto elevati certe volte, specie se dagli Stati Uniti soprattutto, quindi da Amazon.com, e state ben attenti alla dogana. La dogana che potrebbe essere una spesa extra, spesso anche piuttosto ingente rispetto al prezzo del gioco in sé. Quindi state ben attenti. Certe volte purtroppo è indispensabile, perché magari su Amazon.com vendono cose che non vendono da nessun'altra parte, perché è un'esclusiva di Amazon.com. Su Amazon.co.uk più o meno vale lo stesso discorso per Zavvi.com. Ovviamente non si può parlare di negozi online senza nominare eBay. eBay vi propone una vasta scelta di utenti come me, come lei, come chiunque altro che magari vuole mettere in vendita il proprio fottutissimo gioco usato a un prezzo buono. Spesso certuni mettono giochi nuovi a prezzi della Madonna che non hanno senso, però tante volte trovate delle offerte buone, sia dall'estero che dall'Italia. Quindi eBay è un mega raccoglitore un po' di tutto. E ultimamente per tante cose è stata la nostra scelta preferita. Per quanto riguarda i centri commerciali, le catene e via dicendo, ce ne sono diverse. Fino a qualche tempo fa vi avremmo consigliato occhi chiusi Media World e Saturn, però purtroppo queste due catene commerciali, che poi sono sempre la stessa cosa, sono sempre la stessa famiglia, sì, non fanno più offerte granché. Come usato potete trovare qualcosina, hanno davvero poco come usato sia Media World che Saturn, però quando trovate qualcosa magari il prezzo è pure buono. Recentemente abbiamo trovato infatti NBA 2K14 a 39,90€, quindi una buona offerta. Vi avremmo consigliato anche, e per certi versi continuiamo a farlo, Euronix, che qui in Sicilia si chiama Bruno, c'è Bruno e c'è la Via Lattea, però noi vi avremmo consigliato gli sconti di Bruno Euronix, che erano veramente formidabili. Cioè certe volte c'erano dei giochi a 3,90€, come per esempio Rage a 3,90€, noi l'abbiamo preso quando era 4,90€, poi l'hanno diminuito ancora, oppure tante offerte a 9,90€. Però in questo caso, se siete degli amici siciliani, catanesi in particolare, fatevi un giro a Bruno Euronix periodicamente, perché qualche offerta la trovate sempre, insomma. Ecco, vedete, è arrivato il volantone di Euronix, Bruno Euronix, vedete, gruppo Bruno, quello che c'è qui in Sicilia, comunque a Catania ce ne saranno 4 o 5, e alla pagina dei videogiochi ci sono sempre offerte abbastanza convenienti. Per esempio il Wii U a 199,99 con Zombie U, Super Mario Bros. Ed è il Wii U quello premium. Ed ecco alcuni giochi qui in offerta a 7,99€: Battlefield Bad Company 2, Tomb Raider, Mass Effect 3, SSX, Need for Speed Run, Resident Evil 6, Bioshock Infinite a 7,99€, sconto del 60%. Spesso ci sono sconti del genere, date un'occhiata così. E se non siete dei collezionisti, non siete attaccati al feticcio della custodia, potete benissimo optare per gli acquisti in digitale, che purtroppo sulle console almeno sono ancora ai prezzi, diciamo, delle versioni col retail. Con la custodia e col disco. Ecco, esatto, però fortunatamente sia il PSN col PlayStation Plus che anche il Gold, anche se meno, Games, diciamo, for Gold, cercano di emulare un po' Steam, esatto, facendo degli sconti veramente straordinari. Per esempio adesso sul Plus ci sono gli sconti di Pasqua, veramente molto interessanti. Molto vantaggioso, ovviamente dovete essere abbonati al servizio PS Plus. Esatto. Però ovviamente questi sconti sono solo su PlayStation 3 e su Xbox 360. Purtroppo ancora gli store di PlayStation 4 ed Xbox One sono praticamente desolati. C'è anche PS Vita per quanto riguarda il PSN, sì, e c'era PSP. Comunque diciamo che adesso si daranno da fare, arriveranno, sì, anche sulle console di nuova generazione. Attenzione, perché l'abbiamo nominato ma non c'era neanche bisogno di farlo, ovviamente da un punto di vista del risparmio la cosa più vantaggiosa in assoluto è assolutamente, scusate gioco di parole, Steam. Steam propone infatti dei prezzi straordinari, spesso appunto vengono regalati alcuni giochi,
E comunque ovviamente bisogna anche avere un PC per giocare. E questo video era un po' per rispondere a tutte le vostre richieste. Dovreste ringraziarci condividendo il video, perché magari può interessare a qualcuno dei vostri amici. Dice: ma dove li compro i giochi? Dove li compro i giochi? Io so solo che c'è il GameStop sotto casa e tac, compro un gioco usato a 59 euro. No, ci sono delle alternative. Potete comprare quindi dei giochi anche nuovi, spesso a prezzi più bassi dell'usato di GameStop, anche molto più bassi dell'usato di GameStop, e insomma risparmiare, perché è la parola d'ordine di questo periodo e penso che lo sarà per molti anni a venire. Se avete ulteriori consigli, mi raccomando, fateceli sapere. Non è che noi siamo adesso qua il non plus ultra, anche noi siamo sempre ben disposti ad accettare consigli. Magari ci dice: Ryan, ma che cazzo fai? In realtà zappi.com c'è un sito che si risparmia il 10% in più di zappi.com. Quindi insomma fatecelo sapere, per cui, e vi diamo appuntamento alla prossima.